Thank you.
Gerusalemme di Giudea al tempo del re Erode, alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. Il re Erode, udite queste parole e temendo per il suo regno, radunò tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo e si informò da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. I magi, guidati dalla luce della stella, che intanto si era fermata sul luogo dove era nato Gesù, entrarono nella casa e videro il bambino con sua madre. Prostratisi, lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono il loro oro, incenso e mirra. Loro era conosciuto fin dai tempi più remoti. Gli ebrei lo importavano da oggi per tassi e serviva anche per gli scambi. Simboleggia il valore della parola di Dio, della Bibbia, offerto dai magi, è il segno del riconoscimento di Gesù nuovo re, atteso dai popoli. L'incenso è una resina che si trova soprattutto in Somalia e in Arabia. È usato spessissimo nel tempio dai sacerdoti, soprattutto in occasione delle feste e durante il servizio sacerdotale. Per il fumo che fa e per l'odore che emana, simboleggia la divinità di Gesù che è il Signore. La mirra è un'altra resina che trasuda dai rami di un arbusto d'Arabia, dell'Abissinia e della Palestina. Serviva per preparare l'olio santo e i profumi di lusso. Alla sepoltura di Gesù le bende furono cosparse di mirra e aloe. La mirra simboleggia l'umanità di Gesù, avvertiti in sogno da un angelo. Per un'altra strada fecero ritorno al loro paese, raccontando agli altri tutto quello che avevano udito e visto.
a chi ci ha donato questa meraviglia del cammello. Lo ringraziamo di vero cuore, è stata una grandissima sorpresa questa sera. Mentre salutiamo il gruppo Porto, che ancora una volta ringraziamo, un ringraziamento vivissimo va agli amici cavalieri, al gruppo Hidalgo e Reggi. Li ringrazio con grande partecipazione perché sono anche amici miei, a Ciclatoni. Li ringrazio di vero cuore perché ci permettono di rendere bella e suggestiva la manifestazione. Come voi potete notare, ogni cosa è stata organizzata. La Commissione Sant'Egidio offre ai presenti, con un piccolissimo contributo dei ceci canti, un momento importante di fraternità e di amicizia. Noi chiuderemo questa sera questa bellissima manifestazione con il canto. Astro del cielo è il canto che quest'anno compie 200 anni. Ancora una volta un grazie a Denise Ferrini che seguirà il canto.